Eccoci qua, bentornati su Ben Sapiens. Grazie Giuseppe per la tua disponibilità. Giuseppe Craparo inizia, spero, dico inizia perché spero di poter fare anche qualche altro video con te, magari più focalizzato sull'inconscio non rimosso, di cui sei uno dei protagonisti in Italia, sia con la scrittura dei tuoi testi che la partecipazione, la cura di testi di altri autori, e poi comunque come anche per gli altri colleghi psicoterapeuti intervistati in questo filone del psicoterapeuti italiani, ci saranno una mini bio con tutti i link di approfondimento in calce al video. Stavo a inizio video accennavo a Giuseppe che stavo finendo di leggere questo suo libro molto interessante, ma ne ha scritti diversi. Ok, allora partiamo subito. Le domande sono sempre le stesse per tutti. E allora, la prima è: ci puoi introdurre le caratteristiche specifiche del tuo modo di lavorare come psicoterapeuta e dei tuoi modelli di riferimento? Il modo di lavorare, partirei con un riferimento chiaramente teorico, ma è più un modello, cioè il modo è un approccio psicodinamico, psicoanalitico, che è quello su cui mi sono formato, però avendo una doppia anima, cioè quello di clinico e di ricercatore, è evidente che nel corso de del tempo e anche in base anche alla maturazione legata anche all'età, no? Diciamo, no? Quindi una serie di cose che hanno modificato, cambiato il mio approccio ai pazienti. Ma una delle modalità che solitamente tengo a portare con ogni paziente, soprattutto all'inizio, ma è qualcosa che si mantiene poi anche nel corso delle sedute, al di là della ricchezza, della complessità di ogni singola seduta e tutto il percorso psicoterapico. E direi che il riferimento è al malfunzionamento tipico del paziente. E in questo caso mi riferisco ai livelli di organizzazione di personalità. Per me è molto importante, cioè comprendere, insomma, dopo un certo numero di sedute, se il paziente ha un funzionamento che può rientrare a un livello nevrotico, borderline o psicotico, no? Questo non significa che tutta appunto, la complessità del paziente si riduce a questo, però dal mio punto di vista questo già quindi, mi permette di tracciare un po' la strada, no? E mi permette di tracciare la strada anche rispetto al significato, al senso che posso dare alla sintomatologia, ad esempio, no? Questo perché, ad esempio, sebbene i sintomi interpellino l'altro, quindi siano, quindi c'è sempre una vocazione sociale nel sintomo, che sia psicotico, che sia nevrotico, eccetera, però indubbiamente ci sono delle peculiarità che dal mio punto di vista è importante delineare. Per esempio, anche come emerge dalle ricerche, ma anche dall'esperienza clinica, soggetti nevrotici hanno un funzionamento sintomatico in cui noi ravvisiamo anche delle capacità che riguardano, per esempio, una certa competenza simbolica, no? Nel senso che la sintomatologia nevrotica è un riferimento all'altro, c'è cioè un interpellare l'altro, però indubbiamente ne cogliamo anche la natura metaforica, cioè diciamo, in termini lacaniani potremmo dire che il sintomo nevrotico è strutturato come un linguaggio, ecco, no? Mentre i sintomi non nevrotici, pensiamo per esempio al sintomo psicotico, ecco, quello che colpisce è la iperrealtà di quei sintomi, cioè non sono dei sintomi, pensiamo a un'allucinazione, non sono dei sintomi che
cui ravvisiamo una competenza di simbolizzazione, ma c'è una compromissione, un deficit abbastanza importante, no? Quindi è la distinzione che io faccio tra sintomo come segno e sintomo come simbolo, no? Nel senso che questo mi permette di anche utilizzare degli approcci, anche delle tecniche, no? Che sono distinti in base appunto alla tipologia di funzionamento di personalità. È chiaro che con un paziente non neurotico, un paziente psicotico, non avrei mai un'interpretazione in cui cerco di andare a cogliere assieme al paziente quelli che possono essere aspetti inconsci di natura conflittuale. Il sintomo psicotico non è un sintomo che si radica su una conflittualità perturbante che viene rimossa, ma lì c'è un funzionamento, ci sono delle specificità che sono altre, come ad esempio appunto i meccanismi di difesa che sono tipici dei soggetti psicotici e che ci permettono per esempio di cogliere quanto il soggetto psicotico viva in un mondo iperreale, no? Per cui le allucinazioni, i pensieri deliranti hanno questa peculiarità di iperrealtà, quindi c'è una sensorialità iperaccentuata, mi verrebbe da dire, e che ha bisogno di essere contenuta. Qui il riferimento, per esempio, ad altri autori come Bion, ad esempio, no? Ma anche autori come Green e autori più contemporanei che riguardano soprattutto associati legati alla psicoanalisi relazionale, secondo me hanno dato dei contributi importantissimi, no? Per cui io direi, ecco questo, poi è chiaro che tutto, veramente il mondo della psicoanalisi, della psicoterapia, il lavoro psicoanalitico, analitico è abbastanza, come dire, complesso, per cui come dire, è sempre di complicato ridurlo a poche nozioni, a pochi concetti. Però ecco, se devo pensare a quelli che possono essere dei riferimenti, un metodo che io utilizzo nel lavoro con i pazienti è generalmente quello di capire il livello di organizzazione, no? Così in maniera tale che ho un quadro un po' più chiaro, se si può dire, però bene o male, come dire, appunto, poggio i piedi so su quale territorio sto appoggiando i piedi, eh? E poi è chiaro Certo. che da lì il cammino, il lavoro analitico, il lavoro è un percorso, no? È un percorso incidentato dove tu vai, bene o male, poi si delinea la destinazione, però è importante, come dire, stare in quel percorso, in quel viaggio. E direi, ecco, che il lavoro analitico non a caso non utilizzo la parola lavoro, perché da un lato richiede la capacità di intraprendere questo percorso, ma dall'altro lato anche ci deve essere quella capacità che si chiama anche al termine stesso lavoro. Lavoro significa difficoltà, fatica, sforzo, perché è indubbio che c'è uno sforzo, c'è anche un impegno nel lavoro clinico. Questo sia per il paziente che per il terapeuta. È chiaro che il riferimento è nel senso, come dire, importante del termine. Lo sforzo cosa può voler dire? Tu hai fatto vedere poc'anzi il libro su inconsci, coscienza e desideri, l'incertezza in psicoanalisi. La questione dell'incertezza è fondamentale, cioè il lavoro, proprio la difficoltà del lavoro clinico è insito, per esempio, in questa difficoltà, è il tema dell'incertezza, no? Bion, riprendendo, un poeta, Kitsa, mette in evidenza, parlava di capacità negativa. Insomma, cos'è l'incertezza? È la capacità del terapeuta di navigare avendo ben chiaro non solo delle difficoltà, ma avendo ben chiaro che è importante nel rapporto, nella relazione col paziente, come dico, saper sostare nel dubbio, no? In quelle situazioni che magari possono sembrare poco chiare e quindi possono portare a innalzare delle difese, generalmente anche difese di tipo narcisistico, no? Per cui siamo pronti a dare una spiegazione,
però questa aspirazione potrebbe essere più che altro, come dire, una formula difensiva del terapeuta che non gli permette di entrare in contatto col mondo interno del paziente. Allora, questo è un esempio, ma potremmo Certo. fare tantissimi esempi per definire appunto l'impegno, cioè è come se noi dicessimo, un po' riprendendo anche quello che ha scritto Pellizzari in un suo testo, un'espressione che lui ha utilizzato che è molto, molto, secondo me, molto bella, cioè quello di evitare che lo psicoanalista, lo psicoterapeuta o chi si occupa comunque di psicologia clinica, di clinica, diventi un impiegato della psiche, no? Quindi, cioè, ridurre, come dire, all'idea che noi possiamo inquadrare il paziente a poche variabili, a poche nozioni, che il lavoro terapeutico sia un lavoro in cui che non implica un certo sforzo, una certa propensione, una tensione emotiva, affettiva verso il paziente. L'idea che noi funzioniamo per compartimenti stagni, per cui chiusa, come dire, la porta dello studio, cioè andiamo a casa e quello che abbiamo fatto rimane lì, diciamo. Mi sembra un po' un artificio. A me piace molto l'idea appunto di un lavoro, anche se poi magari altri colleghi non sono insomma, d'accordo, un po' un lavoro che è scientifico ma anche artigianale, nel senso, cioè, di una pratica di metterci le mani, di entrare in contatto col mondo dell'altro. In fondo l'artigiano ha una conoscenza tecnica, non è che è sprovveduto. Oppure potremmo dire, se lo riportiamo, come dire, una rappresentazione che appartiene al mondo musicale, un musicista che ha delle conoscenze tecniche, ma è in grado anche di lasciarsi trasportare da quelle che sono poi le situazioni del momento, no? Un po' l'improvvisazione, no? Quando i jazzisti utilizzano molto l'improvvisazione. Certo. Dà l'impressione che vadano così senza alcun riferimento, però sicuramente sono legati alle sensazioni del momento, quindi sentirsi presenti, connessi, interagire col momento, con la situazione che stanno in quel momento vivendo, però indubbiamente richiamandosi anche a delle conoscenze che sono conoscenze tecniche, cioè la tecnica come un saper fare le cose. È chiaro che la tecnica è a servizio del terapeuta, non il terapeuta, l'analista a servizio di una tecnica. E qui, per dire, l'impiegato della psiche è quello che in maniera anche poco riflessiva utilizza una tecnica pensando che basti quella tecnica, pur essendo una tecnica che ha tutti i supporti scientifici, e poi ci accorgiamo che il paziente non migliora, non ha nessun progresso, non risponde. Quindi direi, mi limiterei a questo, poi magari, ecco, se tu Certo, vuoi. poi. Insomma, poi gli autori, come avrei ben capito, i miei autori sono diversi, cioè non amo ridurmi a delle campane, a delle scuole, a delle religioni, una cosa che non ho mai amato, ma anche per il mio funzionamento di personalità. Sicuramente ho dei riferimento in base a Freud, e poi mi sono, insomma, la mia formazione ha compreso anche Lacan, quindi la psicoanalisi francese, Ancier, André Green, Bion, insomma, Bion, Winnicott, fino ad arrivare anche alla svolta relazionale. E questo non significa che comunque non ho dato anche uno sguardo attento anche alla psicologia cognitiva, no? Il cognitivismo psicodinamico, quello soprattutto di Eliotti, no? È uno dei grandi Certo. maestri da questo punto di vista. Sicuramente per me è stato anche un riferimento importante, ma un riferimento importante con uno scopo, cioè quello di comprendere meglio il funzionamento mentale, comprendere meglio i pazienti, il modo in cui io posso interagire, posso essere funzionale al miglioramento dello stato di salute del paziente. Diciamo che questo mi è sempre rimasto come riferimento, no? Cioè, anche quando io ho fatto ricerca, come dire, il destinatario ultimo è sempre il paziente, anche se passa attraverso
come dire, delle riflessioni che ho, una interlocuzione immaginaria che io faccio con il lettore, che generalmente è un lettore professionista, quindi che può magari trovare degli spunti di riflessione che poi può tradurli nella propria ricerca, ma anche soprattutto nella propria pratica clinica. E poi le neuroscienze, insomma, effettive per me sono importantissime perché mi hanno permesso di guardare in un certo modo il corpo del paziente, no? E il corpo mio, il mio corpo, il modo in cui io sensorialmente e fisicamente funziono nell'interazione col paziente, per me, e anche nelle domande che si fanno, no? È chiaro che, come si dice, questo non significa che io faccio il neuroscienziato, anche perché le neuroscienze fondamentalmente hanno confermato e forniscono, quindi, una base neurobiologica, biologica a quelle che sono le nostre conoscenze. Cioè, non è che, quindi, che c'è una comunicazione emotiva inconscia tra paziente e analista, questo lo sappiamo, grazie a Shore, poi sappiamo del coinvolgimento dell'emisfero destro, ad esempio, no? Certo. I sistemi motivazionali studiati da Panksepp, no? Che poi si traducono anche nei sistemi motivazionali interpersonali, per esempio gli studi sulla teoria polivariale di Porges, anche quindi, un riferimento importante che ci permette di comprendere il modo in cui possiamo leggere il corpo, se il corpo è, lo vediamo ripiegato, il paziente ripiegato su se stesso oppure il nostro, capire se il corpo comunica una certa modo di interagire, di sentire l'ambiente e la relazione con l'altro, per esempio se è in un assetto protettivo o di connessione, interazione con l'ambiente e con l'altro. Ecco, direi che c'è una ricchezza della pratica clinica che chiaramente si deve inserire, dal mio punto di vista, all'interno sicuramente di un modello di riferimento, che è un modello ormai tutti utilizziamo un modello integrato, no? Almeno ci sono alcuni che si Poi ci richiamano. arriviamo, Giuseppe, ti devo fermare perché sull'integrazione ci arriviamo. Il quadro è Quella è la abbastanza. parola d'ordine di oggi, no? Integrazione. C'è proprio una domanda specifica su questo. Sì. Comunque, il tuo modello di riferimento è chiaro, c'è tutto quel patrimonio della capacità di entrare in relazione sui vari piani della dimensione inconscia del paziente, ma anche della propria in relazione col paziente, no? Proprio questo patrimonio psicodinamico possiamo parlare di chi parla di campo, chi parla con altri linguaggi, però sapendo integrare anche tutto quello che viene da anche altre tradizioni, mettendo al centro il paziente, mettendo al centro la progressiva comprensione della mente, del corpo, delle relazioni dell'essere umano, che ancora c'è tanto da capire, più le conoscenze più scientifiche nel senso classico, tipo le neuroscienze e quant'altro. Cioè, avremo modo con le altre domande di approfondire il tuo approccio. Devo dire che io stesso più o meno sono nella stessa direzione nel mio lavoro di integrazione, quindi mi ci ritrovo assolutamente e condivido, prima di passare alla seconda domanda, questa cosa, che poi alla fin fine, quando c'è un certo rigore, un mettersi in gioco umilmente, mettendo al centro il paziente, mettendo al centro la sofferenza e la comprensione in divenire di questi sistemi complessissimi di cui ancora sappiamo solo in parte delle cose, a quel punto il dialogo che sia tra colleghi cognitivisti, sistemici o di altri approcci è assolutamente naturale. Allora, passo alla seconda domanda. Quali sono, a tuo parere, i più interessanti, un pochino l'avevi già iniziato ad introdurre, quali sono, a tuo parere, i più interessanti e promettenti sviluppi nella teoria e nella prassi della psicoterapia? Beh, questa è una bellissima domanda, bastava Sì. Un solo questa video a sé. domanda. Beh, allora, innanzitutto, ecco, mi verrebbe da dire che il primo aspetto positivo è che si fa in ricerca in psicologia clinica.
psicoanalisi, in psicoterapia in generale, sicuramente il fatto che ci sia una maggiore sensibilità da questo punto di vista è un dato importantissimo, no? E per cui ci si può limitare a dire questo tipo di lavoro funziona perché è legato alla mia esperienza, ma poi non si riesce a operazionalizzare quello che può essere. Come dire, sono poi gli aspetti che magari hanno funzionato. Allora, i maggiori contributi quali sono? Partendo appunto da questo presupposto di cui ti parlavo, ma per esempio gli studi sull'alleanza terapeutica. Noi sappiamo che appunto quanto sia importante l'alleanza terapeutica all'interno di un nuovo modo di intendere la psicoterapia, la psicoanalisi, cioè quello di un lavoro in cui è vero che noi ci concentriamo sul paziente, ma non dobbiamo sganciarci da quella che è la natura intersoggettiva, relazionale del nostro lavoro, cioè tutto quello che dal mio punto di vista avviene durante una seduta ha a che fare con quello scambio continuo a più livelli, a un livello conscio, a un livello inconscio, a un livello cognitivo, a un livello affettivo, a un livello appunto psichico, a un livello fisico. Quindi questo appunto per ribadire quella complessità. E per cui l'alleanza terapeutica sicuramente lì è un concetto, un costrutto importantissimo. Gli studi che sono stati fatti, per esempio, mi viene in mente Safran che ha scritto dei bellissimi capitoli, articoli su questa tematica, ma chiaramente non c'è solo lui, ci sono comunque una serie di contributi che mettono in evidenza quanto sia importante definire i termini della collaborazione psicoterapeutica, no? Appunto su un piano affettivo, su un piano cognitivo, rispetto anche ad esempio agli obiettivi, no? Quello che ti dicevo prima, qual è la destinazione che ci diamo? La destinazione macro è che il paziente stia meglio, che recuperi capacità di vita, no? Quella vitalità interna. Poi chiaramente l'Itaca, quella è l'Itaca, la potenza, no? Poi direbbe il poeta greco Cavafis, direbbe, no, nella sua poesia bellissima, e appunto il titolo è Itaca, quella è la destinazione, ma per arrivare a quella destinazione ci sono una serie di tappe che sono necessarie nello sviluppo sia del paziente, ma anche del terapeuta. Se noi diciamo che la relazione terapeutica è una relazione, appunto è una relazione di scambi continui, che poi lo chiamiamo anche un campo. Quindi questo per me è un aspetto, quello dell'alleanza è un aspetto importante, no? E che ci siano degli studi che abbiano operazionalizzato i termini dell'alleanza terapeutica è fondamentale. E poi altri studi in quest'ambito riguardano per esempio il ruolo, diciamo, dell'aspetto emotivo. Io mi sono occupato da questo punto di vista, per esempio, soprattutto di alessitimia, no? In modo particolare per quanto attiene alcune tipologie di pazienti, soprattutto i pazienti appunto che rientrano nella sfera non nevrotica, ecco, la sintetizziamo anche se improprio, come mi riferisco appunto a soggetti psicotici, a soggetti con gravi disturbi del comportamento alimentare, con addiction, quindi tutta quella popolazione di individui che hanno una difficoltà nella regolazione emotiva e quindi c'è una difficoltà nel processo di mentalizzazione degli stati sensoriali ed emotivi. E quindi anche qui gli studi sulla regolazione emotiva, sull'alessitimia all'interno della pratica clinica, secondo me, sono stati quindi hanno fornito questi studi dei contributi molto importanti che orientano anche il lavoro clinico. E poi anche quello che ti dicevo prima, ma veramente, come dire, mi sembra anche ingiusto poi ridurre poche nozioni, ma diciamo gli studi neuroscientifici, no? Sui sistemi motivazionali interpersonali, ma poi in particolar modo gli studi di Porges sul come il corpo neurocepisce l'ambiente, il modo in cui reagisce, no? Quindi veramente questo ha permesso tutto un modo di stare nella relazione col paziente, di concepire la stessa relazione, in maniera, secondo me, importantissima, funzionale a quello che è il lavoro che noi facciamo con i pazienti. Ti dicevo prima, rispondendo alla prima domanda, se vedo che un paziente comincia
che so, guardare sempre in basso oppure chiudersi, mi interrogo, no? Il concetto, per esempio, di enactment, che è quella comunicazione inconscia, non rimossa, ha permesso veramente un cambiamento di registro, no? E questo cambiamento di registro è stato possibile anche attraverso, grazie a una serie di riflessioni che nascono dal contributo delle neuroscienze affettive. Ma ecco, la psicoterapia, secondo me, un contributo importante della psicoterapia deriva dallo studio dei pazienti traumatizzati, no? La questione del trauma e della dissociazione è una questione importantissima. Qui, ecco, ho dimenticato di dirti che uno dei miei autori di riferimento, in modo particolare per quanto attiene i disturbi correlati al trauma, è Pierre Genet, insomma, su cui ho studiato, insomma, ultimamente, appunto, ho scritto altri, ho curato dei testi in italiano, lo traumatismo psicologico, ma anche la versione inglese, assieme a un Novandrarte, ora ci sono in cantiere una serie di lavori che riguardano appunto sempre questa figura, che ha rinnovato anche il nostro modo di fare clinica nel rapporto con i pazienti, in particolare i pazienti traumatizzati, e secondo me ha aiutato, così come si vede nella psicoanalisi relazionale, a comprendere meglio quella parte di pazienti che Freud sbrigativamente aveva chiamato antianalizzanti, no? Perché, cioè, parte di pazienti in cui il meccanismo d'elezione non è certo la rimozione, ma sono meccanismi primari e poi nello specifico quello della dissociazione. Quindi gli studi sulla dissociazione e sui sintomi dissociativi, dal mio punto di vista, rappresenta un contributo importante della ricerca in psicoterapia per poi chiaramente in questo caso una specifica popolazione di pazienti, no? E boh, insomma, Beh, insomma. tanti stimoli, come mi capita spesso di dire, sarò ripetitivo, avendo io una formazione, per quando poi negli anni si è integrata con altre prospettive junghiane, la riscoperta di Janè negli ultimi 20 anni, anno più, anno meno, per me è stata una piacevolissima riscoperta, anche perché porta anche delle riflessioni, tutte in divenire, ci mancherebbe altro, di una metapsicologia in cui la multipolarità della psiche è intrinseca, non è il prodotto di un deficit, no? Poi ovviamente il vissuto traumatico enfatizza questa dissociabilità, questa frammentazione, che in altri approcci in passato veniva più delegata appunto a degli stati psicotici o particolarmente traumatici. Quindi questo discorso della dissociazione, da un lato, concordo pienamente con tutto quello che hai detto, la riscoperta del corpo, dell'implicito, no? Quindi che fa anche ponte tra. Non sto a dirlo a te, che come dicevo all'inizio del video hai contribuito tanto. Quando parliamo di inconscio, quale inconscio? Quali inconsci, no? Molte volte ci si perde anche semplicemente, non ci si capisce perché è una questione di termini, no? Cioè, l'importante è, poi ovviamente l'alleanza terapeutica, tutto il discorso anche il tema dell'attaccamento e della centralità della regolazione emotiva, questa la trovo veramente trasversale, confrontandomi anche in questi video con diversi colleghi di diversa provenienza, a livello poi proprio eziopatogenetico, dello sviluppo anche proprio delle strategie disfunzionali della psicopatologia, su che cosa intervenire anche magari nelle fasi precoci, no? Dell'approccio terapeutico. Assolutamente. Sì. Ok, partiamo, abbiamo ancora. Sono 7 domande, quindi passiamo alla terza, che è: nello stato dell'arte attuale della psicoterapia, quali sono i principali limiti conoscitivi e di intervento? Quali sfide la mente umana e la psicopatologia ci pone ancora oggi? Questa è complessa, non so se
Bisogna danzare sul confine della conoscenza, qua, proprio sui limiti. Un po' sui un lavoro sui bordi, diciamo così. Sì. Beh, quali sono i limiti? Ma è della nostra. Beh, io direi che sono tanti e per fortuna che ci sono. Diciamo, come dicevi anche tu, quello che noi abbiamo è ancora sicuramente, quindi le scoperte che noi abbiamo, che ci sono. Di cui usufruiamo nel lavoro clinico sono tante, sono importanti, però sicuramente c'è ancora molto su cui riflettere, da comprendere, no? Ci sono ancora territori poco esplorati, altri che sono per nulla esplorati, no? Ad esempio la questione dell'inconscio non rimosso che tu dicevi è ancora qualcosa che bisogna. Su cui bisogna ancora comprendere meglio, sotto diversi profili. E io direi che, insomma, i limiti, se trovo dei limiti, come ti dicevo, sono dei limiti che ci stanno, che sono insiti propri di un lavoro scientifico. E quello che io invece vedo a volte è che, per cui a volte può capitare, tranne insomma, questo piacevole momento con te, c'è difficoltà a discutere, nel senso che ognuno è chiuso nella propria verità. E questo, diciamo, diventa un po' un problema nella crescita. Rispetto anche a un proprio pensiero, alla possibilità di aprirsi anche ad altri scenari. Ecco, io direi che se c'è un limite che può nuocere al nostro lavoro, sia come ricercatori che come clinici, anche se poi nella realtà dei fatti un clinico è di per sé un ricercatore, no? Non è detto che sia il contrario, ma diciamo, come dire, un ricercatore può non essere un clinico, ma che il clinico non sia un ricercatore, cioè che non abbia un approccio interrogativo nel lavoro che lui fa, mi sembra, come dire, anche lì un È un artificio. problema se non ce l'ha. Ecco, io direi che il rischio che si corre, e questo lo vedi nella distribuzione, nella crescita continua di modelli, che spesso sono la reiterazione, come dire, un utilizzare in termini nuovi qualcosa che già noi sappiamo, diciamo così. A volte magari la cosa più, secondo me, più nociva è che non hanno spazi alla possibilità di imporsi oltre la loro rappresentazione della loro teoria della mente, del lavoro clinico. Questo lo vedo come un limite perché limita la possibilità di una interlocuzione costruttiva, di una crescita, e credo che ci debba essere comunque un riferimento che debba essere trasversale a tutte le scuole. Poi è chiaro che abbiamo delle teorie, che può essere quella, come dire, psicoanalitica, anche sistemico-relazionale, ma la teoria sistemico-relazionale, per fare un esempio, rientra all'interno di un bacino psicodinamico oggi. La teoria di Liotti rientra all'interno di un bacino psicodinamico, chiaro. Quindi, ecco, io direi che ci sono stati i grandi maestri che hanno basato la loro riflessione scientifica sull'idea di non rinchiudersi nella propria torre d'avorio, no? E allo stesso tempo ci confrontiamo con il rischio invece che, insomma, di chiudersi in queste torri e quindi di ostacolare un processo. Ma ti dico, guarda, ma anche nell'ambito della psicoanalisi ortodossa, perché ci sono ancora oggi degli psicoanalisti ortodossi, se tu parli loro di dissociazione, si girano dall'altro lato, no? Quindi questo è anche un problema, no? Dal mio punto di vista è più un problema loro che un problema degli altri, diciamo, e poi dei loro pazienti. Però, ecco, questo è un limite quando un modello si identifica con l'autore di quel modello. Ecco, quindi non ci si sgancia.
non diventa poi qualcosa che come dire, diventa un'opportunità di riformulazione del pensiero, della percezione del lavoro che si svolge con i pazienti, ma anche del modo in cui ci si lavora. Io non lavoro alla stessa maniera con tutti i pazienti, già, ma penso che questa è una cosa che riguarda appunto tutti noi clinici. Altri limiti delle nostre mappe, delle nostre conoscenze, poi nell'agire I terapeutico? limiti, se io li conoscessi già li avrei studiati, quindi sono legati al fatto stesso che non ti so rispondere in maniera accurata se non dicendoti quello che ti ho detto, perché veramente se noi pensiamo di aver conosciuto e di conoscere tutto, è un'affermazione impropria, anche Certo. insomma, è un po'. E allora, guarda, mi ricollego a questa poi tua fase della tua risposta in cui sei in qualche modo hai già messo un piede nella domanda successiva, che opinione ti sei fatto rispetto alla necessità di un dialogo e integrazione tra approcci psicoterapeutici diversi? E aggiungo semplicemente una riflessione alla luce dei tuoi stimoli, che è un pochino una domanda nella domanda, se posso permettermi, cioè confrontandosi anche con altre persone di formazione scientifica, che comunque, che piaccia o meno, la psicologia, per quanto originale nel suo statuto, in quanto oggetto osservato, osservatore, vengono a coincidere. Non basta buttarla su andate a riprendervi Kuhn, no? E i salti di paradigma, tutte queste cose che sappiamo. Io mi sono occupato per tanti anni di pensiero, di epistemologia della complessità, sono temi, secondo me, fondamentali di cui bisogna avere un'infarinatura. Poi c'è un discorso, secondo me, che è un'ipotesi, ovviamente. Il fatto che di aver fatto una scelta, di aver fatto una terapia su di sé con quell'approccio, di aver lavorato e se stessi assunta la responsabilità di aver cercato di aiutare delle persone per anni con quell'approccio, la somma di tutto questo ha un impatto di rischio di sclerotizzazione, secondo me, un po' maggiore rispetto al ricercatore X di fisica teorica o di biologia giustamente o ingiustamente insiste nel portare avanti solo una certa prospettiva invece di integrarla con altri. Cioè, è un'ipotesi che ha senso il fatto che proprio l'iter nel diventare poi psicoterapeuti, lasciando un attimino tra parentesi il discorso del culto del padre fondatore che in certi ambiti sembra quasi religioso, fa sì che ci sono delle frange, degli ambiti in cui proprio il percorso psicoterapeutico, scusami, facilita questa aderenza un po' acritica, un po' rigida. Cosa ne pensi? Allora, diciamo che per certi versi è anche inevitabile, cioè io non lo vedo un po' come qualcosa da evitare, cioè è chiaro che ognuno di noi ha fatto delle scelte e mi verrebbe a dire per fortuna che le ha fatte, no? È inevitabile. E come dire, è chiaro che io devo anche avere un riferimento rispetto a un modello quantomeno di base, no? Perché da lì poi capisco, chiaro che questo viene in guida anche il modo in cui io rifletto nelle cose, quindi anche comprendo meglio da dove parto, posso riflettere sugli errori che svolgo, posso aprirmi ad altre teorie, ad altre discipline, però elaborandole, io direi non soltanto in base alla scelta che ho fatto, della scelta del training, ma anche a quella che è il mio funzionamento di personalità, quella che è Assolutamente. la mia storia familiare, il luogo in cui vivo. Io vivo in Sicilia e penso proprio che c'è anche un aspetto antropologico, no? Cioè il luogo in cui sono vissuto, il mio rapporto col mondo greco. È chiaro che questo influenza il modo in cui io
vedo il mondo, le scelte che ho fatto. Non è un caso che ho scelto la psicoanalisi, quindi tutto quello che riguarda il mondo interno, implicito, inconscio, no? E quindi non è un caso che percepisco il lavoro clinico come un navigare, poi fondamentalmente. Io sono circondato dal mare, amo il mare, io ho bisogno di respirare aria marina, cioè questo fa parte della mia personalità, della mia storia. Pensare che tutto questo non influisca sulla scelta è perché no? Assolutamente. Si cade nel rischio di un controllo onnipotente in cui si può scegliere qualsiasi cosa. La scelta è un momento di crisi, no? E come dice Jean-Claude Racamiere, la crisi è necessaria, cioè la crisi si è poi anche nel lavoro clinico, no? È necessaria nel senso sia per il terapeuta che per il paziente, cioè ci permette di fare i conti con quello che lasciamo, ma indubbiamente ha un effetto trasformativo. Ma è chiaro che la direzione che io prendo è dubbio che io l'ho scelto, però ecco, da questo punto di vista poi c'è anche la capacità personale di dare spazio a un cambiamento, a una certa flessibilità, no? Ma è un cambiamento che avviene all'interno di, come dire, mi verrebbe da dire di un confine. Io posso ampliare questo confine, posso ampliare questo, ma se io ho a che fare. Come dire, è come se tu volessi, come dire, tu puoi dire che l'Etna, che io vivo a Catania, guardi l'Etna e ti sembra un prato fiorito, ma è l'Etna, e quindi dall'Etna può uscire solo quello che può uscire da un vulcano. Quindi non puoi neanche alterare l'identità, no? Perché quella poi diventa anche un'alterazione percettiva, no? Quindi io direi che il riferimento. La scelta, io ho scelto la psicoanalisi perché si veste meglio, quello che più lo trovo più in sintonia, ma non mi sono ridotto a quello. Cioè, quando qualcuno mi dice tu l'hai pubblicato su Gianè, sei un gianettiano, io mi rigidisco. Cioè, Certo. no, è indubbio che ho una certa sensibilità e ne sono consapevole. Cioè, secondo me l'essere consapevole dei propri limiti, delle scelte che si è fatti, no? Per cui io alcuni pazienti li invio ad altri colleghi, no? Io non mi occupo di bambini, io lavoro con gli adulti, tardo adolescenti e adulti. Questa è una scelta, chiaramente, che è legato alla mia sensibilità, alla mia storia, a quello che ho visto, a quello che non ho visto, a quello che avrei voluto vedere, che non ho visto, a quello che non vedrò mai. Non so, ci sono tante cose che si integrano tra di loro anche nella mia personalità. Ecco, una cosa che ho avuto e secondo me anche legata alla mia natura di isolano, di siciliano. Tu sai che il siciliano storicamente ha vissuto una serie di influenze. Non esiste in realtà il siciliano, cioè, come dire, siciliano racchiude in sé una serie di contagi, di contaminazioni che le ha assimilate, le ha integrate virtuosamente virtuosamente. E quindi questo gli ha permesso poi di costruire una soggettività, una peculiarità sua propria, no? Per cui, ecco, io direi che già questo mi permette. E come dire, c'è da un punto di vista collettivo, di essere più aperto e non chiuso rispetto alle possibili contaminazioni di altre teorie. È chiaro che poi le devo metabolizzare, le metabolizzo in Certo. base a quelle che sono le mie caratteristiche, no? Quello che è la mia storia, ma lo abbiamo detto tante volte, no? L'idea è che anche nella pratica clinica il clinico sia distaccato, un osservatore esterno ormai è vecchio come il cucco, cioè, come dire, non, è anche quasi ormai ovvio dire questo, no? Che noi siamo copartecipi della relazione clinica per tutta una serie di cose. È chiaro che quindi. Perché ho scelto la psicoanalisi e non l'orientamento sistemico familiare? Non perché non funziona e la psicoanalisi funziona, ma perché sono chiaramente sono due mondi diversi che come dire, poggiano su un territorio che è quello psicodinamico, però la mia sensibilità
quindi è più vicina a un certo tipo, a un certo modo di pensare, no? Un certo modo di pensare in cui io devo avere anche la possibilità di spaziare anche mentalmente, conoscendo i limiti, no? Fino a dove posso arrivare. Ma questo, ecco, perché altrimenti io già per mia natura, come dire, tendo poi a... Non sono claustrofobico, però l'ortodossia la vedo come una forzatura. Rispetto a questo approccio, a questi approcci, a questo modo di intendere, insomma, Chiaro. no, ma neanche mi piace l'idea di chi è aperto a questi, no? E passa da un modello a un altro in questa Qual è tendenza l'ecletismo? Certo, qual è l'ecletismo? anche fluido, no? Una Mm. facoltà che non ha un contenitore. Un contenitore abbiamo bisogno tutti di averlo, no? Ognuno sceglie il proprio, il che non significa che è quello giusto. Non è il detentore della verità assoluta, coglie un aspetto, un pezzetto. Io credo che Assolutamente. poi ci deve, quando io guardo l'orizzonte, ho una casa che a 300 metri c'è il mare, guardo l'orizzonte, lo guardo sempre con curiosità. Ecco, io direi che l'aspetto della curiosità è un aspetto importantissimo, no? E poi si aggiungono anche altre peculiarità, altre sensibilità. Guarda, secondo me l'hai espresso molto, molto chiaramente, cioè alla fine c'è da un lato una dimensione che è quella della conoscenza di sé, dell'equazione personale e di sapere che, come dicevi, tu sei espressione di una certa predisposizione caratteriale, una personalità, una biografia, una genetica, una cultura che ti porta, no? E dall'altra parte c'è la necessità di costantemente rimanere aperti, no, al mistero, al fatto di non avere la tentazione molto umana, troppo umana, di voler subito cercare la certezza, no, il senso di sicurezza più che... E questa dialettica, no, è il punto. Ogni tanto, caratterialmente, c'è chi amplifica eccessivamente questa dimensione intimistica, personale, no? La terapia è quasi una scienza umana, come si diceva qualche decennio fa, no? Chi casca nell'eccesso opposto, no? Di un razionalismo quasi idealista, no? È questa capacità, come tu hai espresso molto bene, di mantenere questa dialettica, no? Tra personale e alla fin fine, quando si parla di integrazione, che come dicevi tu non è l'ecletismo, fondamentalmente poi ognuno consapevole della propria sensibilità, che la mette in gioco, non la subisce, o quantomeno cerca di non subirla troppo, poi c'è la ricerca di un linguaggio, di un razionale condiviso su cui poi può porre l'integrazione, altrimenti è semplicemente ma prendo questo, prendo quell'altro che non porta da nessuna parte. Assolutamente sì. Ok, sono Quello ancora è, tre. Vai, vai. quello è un accumulo, un accumulare, cioè si Sì. accumula come il subo l'accumula, proprio è un accumulare, ma cose che poi non hanno nessun, che non rientrano all'interno di un senso comune e non hanno nessuna, non è legato a un'attività creativa, trasformativa. L'interazione trasforma, cioè alla base ci deve essere un'idea. Quindi è un'operazione creativa, ma chiaramente deve poggiare su un terreno solido, no? Eh sì, come dicevi qualche domanda prima, cioè l'artigiano, possiamo anche dire l'artista, non è che non abbia una sua disciplina, un suo rigore anche pragmatico. Ok. Quinta domanda. Se si esclude la conoscenza teorica e tecnica, che la si continua a affinare e pensiamo che i terapeuti debbano possedere in una certa misura, che competenze psicologiche deve sviluppare negli anni un buon psicoterapeuta, secondo te? Ma,
dal mio punto di vista, una è la curiosità. Questa è importante. Cioè, quel punto di cioè la capacità di interrogare l'altro, quello che si l'ambiente, quello che si osserva, no? E la curiosità che porta anche di interrogare qualche cosa che non è immediatamente visibile, cogliibile. Questo secondo me è un aspetto che poi rientra anche in un discorso più generale che riguarda la cura, perché fondamentalmente il nostro lavoro è un lavoro di cura che ha delle specificità, ma è anche qui la cura per come la intendevano i greci. I greci utilizzavano diversi termini. Terapia significa appunto prendersi cura, preoccuparsi di qualcuno che presenta sicuramente dei blocchi rispetto al suo benessere, no? Ma c'è anche una cura che si riferisce a un'attenzione, un interesse emotivo verso l'altro. E direi che la curiosità è uno degli aspetti importanti. E poi un altro che io trovo molto importante, perché delinea anche quella che è un aspetto della relazione che si associa anche a quello che dicevamo rispetto all'incertezza, saper stare nell'incertezza, no? Questa capacità negativa, no? A volte il paziente parla e noi non capiamo dove ci sta portando, non riesco a cogliere, no? L'altro aspetto è l'umiltà. Tu hai utilizzato questo termine, no? Umiltà, humus, significa proprio terra, cioè non è soltanto stare con i piedi per terra, ma da questo punto di vista la pratica buddista è molto centrata, oltre che insomma, il cristianesimo ritorna sulla questione dell'umiltà, cioè della terra, di mantenere un contatto, che noi possiamo tradurre un contatto, cioè fare esperienza autentica dell'altro. Cioè, mi verrebbe da dirla in questa maniera, no? Quindi l'umiltà come dire, è un aspetto che trovo utile, no? I pazienti ne ho fatto anche esperienze io stesso, il vantaggio di un terapeuta umile. Umiltà significa anche entrare in contatto con la propria umanità, e torna qui lo senso anche del limite, con quello che significa essere umani. I greci dicevano che il primo di Omero lo legava alla mortalità. Ecco, noi direi che l'umanità, Freud l'ha ripreso in caducità, cioè l'umanità significa la capacità di fare i conti con il limite e nelle sue diverse declinazioni, no? Per cui ti dicevo prima che in fondo la sofferenza che ci portano i nostri pazienti è la difficoltà a entrare in crisi. Crisi proprio questa difficoltà a fare esperienza della perdita. Se non facciamo questo non c'è trasformazione, non c'è cambiamento. Quindi, ecco, il senso di umanità per me è importantissimo, proprio inteso in questi termini, cioè essere umili, umani nel rapporto con l'altro, quindi essere consapevoli anche dei propri limiti, no? Ribadire anche l'importanza di tutto quello che riguarda anche una sensorialità come dicevamo prima, del rapporto terapeutico. Quindi l'umiltà, ecco, la curiosità e l'umiltà. Diciamo che sono i due aspetti importanti che ritrovo nel lavoro e che in fondo permettono al paziente di fare esperienza di quello che significa vivere la propria vita. Thomas Ogden dice: i pazienti soffrono perché hanno spazi di vita non vissuta, quindi aiutare il paziente a recuperare aree di vita non vissuta, no? O Bollas che parla no, di pazienti che soffrono perché è stato soffocato il loro idioma, la loro lingua, la possibilità come dire, sviluppare le loro potenzialità, no? Sono state soffocate. Quindi
Ecco, secondo me, se, diciamo che ecco, l'umiltà ci aiuta in questo senso, cioè ribadire che il rapporto terapeutico è innanzitutto il rapporto tra esseri umani, in cui indubbiamente c'è un terapeuta che ha delle conoscenze, delle competenze, no? Che gli permettono di guidare la relazione di cura, ma non di guidare il paziente, cioè di dire tu devi fare questo, fai quell'altro, cioè no. Ma di avere un orientamento, cioè fare in modo che no, questo percorso dantesco, no? Cioè non è che non significa avere tutto, poter prevedere tutto, ma avere delle conoscenze che permettono al terapeuta di guidare la relazione di cura, non il paziente. Questo è un punto che ribadisco sempre, no? Cioè, guidare il paziente significa appunto sostituirsi al paziente, cioè in questo senso soffocare ulteriormente quei territori che, no, e quelle potenzialità che già sono state Sì. soffocate. No? E quindi guidare il paziente è proprio nel dare la possibilità al paziente di recuperare quella verità soggettiva, no? Quella che, no, dare l'opportunità di essere se stessi. Ehrenberg dice, parla di fatica di essere se stessi, no? La fatica di essere se stessi, lui lo lega a una, come dire, lettura sociologica che riguarda i tempi di oggi, la nostra contemporaneità in cui la depressione è particolarmente è presente, no? Però io direi che appunto il lavoro clinico ha a che fare con questo, cioè dare la possibilità al paziente di poter essere se stesso. No, di fare esperienza di libertà in questo senso. Chiaramente in base anche a ognuno in modo proprio, sulla base alla propria storia, anche al proprio funzionamento di personalità. Certo. Guarda, è molto interessante come con altri, anche con altri colleghi, torni sempre questo tema alla fin fine, da un lato di quella che potremmo chiamare anche l'individuazione, no? Cioè capire qual è la mia specificità da un lato, e dall'altra parte quello che accennavi, no? Cioè il rapporto molto stretto tra limite e desiderio, mortalità e vitalità, no? Che è proprio caratteristico come c'è proprio una difficoltà proprio in questi tempi, in questa cultura, nei paesi sviluppati che pone l'attenzione su questa dialettica e ci porta alla domanda successiva. Quindi le domande stanno scorrendo una dietro l'altra con molta coerenza. Questa cosa è una mia piacere estetico, se vuoi. Come sta cambiando la psicopatologia, appunto, culturalmente, storicamente, e quali sono oggi le psicopatologie più complesse da affrontare? Ma qui vediamo se riusciamo appunto a mantenere una certa coerenza. È chiaro che il discorso anche qui è molto ampio, insomma, anche da un punto di vista che includerebbe aspetti sociologici che non voglio fare. Però ecco, una cosa che come sta cambiando? Da un lato, visto che la psicopatologia comunque si radica sempre nella cultura di riferimento, io direi che la psicopatologia, una cosa che per esempio su cui mi interrogo è l'influenza che il digitale ha sul funzionamento mentale, sia, come dire, sano che patologico, no? Per esempio, il digitale ha cambiato anche il nostro approccio nella relazione, ha introdotto aspetti che sono sicuramente noi, la psicoanalisi o la psicoterapia online, ma anche il Sì. fatto stesso che col paziente possiamo interagire e viceversa attraverso WhatsApp, no, i cellulari, i pazienti che mandano messaggi, dottore, ritardo 5 minuti, dottore, o che mandano email. È chiaro che questo indubbiamente ha determinato un cambiamento sia nel setting, ma probabilmente anche nella percezione della realtà e quindi anche rispetto a alcuni, a una, come dire, come si manifestano
alcune psicopatologie, no? Per esempio, no, alcuni autori parlano di una psicopatologia digitalmente modificata, no? In cui è centrale l'aspetto della virtualità, in cui è centrale l'aspetto di un immaginario che chiaramente tiene conto di strumenti e di modalità che oggi sono legati appunto all'uso del digitale. Io noto che, e questo è, diciamo, secondo me è un aspetto interessante, però è anche vero che, ecco, almeno ti posso dire quello che viene fuori dalle ricerche, dalla mia esperienza clinica, una cosa che trovo e che è ricorrente, proprio una difficoltà ad affermare una propria soggettività o no, una propria individualità, cioè. Tu parlavi di desiderio e come il limite, il senso del limite è strettamente correlato al desiderio, no? Cioè noi desideriamo quello che ci manca e il desiderio ha a che fare con la mancanza, ecco. Se prima la clinica era più, prima ai tempi di Freud, diciamo, era più una legata ad una conflittualità tra forze contrapposte, no? Tra una vocazione personale e quello che la realtà invece obbligava, no, i divieti della realtà che provenivano dall'esterno. Oggi invece noto una difficoltà ma è trasversale, no? Una difficoltà a gestire il limite. Cioè, le psicopatologie sono più centrate su una difficoltà a fare i conti col desiderio, sono più legate a una reiterazione del bisogno che del desiderio, no? No? E questo mi rimanda anche alla questione della depressione, ma del narcisismo, no? Quindi Certo. personalità che soggetti, individui che come dire, portano nella clinica, non tutti, ma no, molto ricorrente, comunque delle domande rispetto a una difficoltà a essere se stessi, no? E questo secondo me è un aspetto importante. Rappresenta anche una sfida, no? Cioè persone che si sono identificate egoicamente, diciamo così, a quello che è un'immagine condiviso. Non è un caso che no, gli influencer in fondo hanno questa funzione, no? E però hanno difficoltà a cogliere quello che sono aspetti relativi a un loro percorso evolutivo, soggettivo, individuativo, no? E questo io lo trovo come un aspetto molto trasversale che fa i conti con una difficoltà, fa i conti con l'accettazione del limite. A me piace quando posso, no? Il tempo che mi rimane. Prima mi ricordo che da ragazzo quando vedevo la pubblicità la odiavo perché interrompeva la visione di un film. Oggi invece la guardo con una curiosità, con curiosità perché dà il senso di quello che siamo e quale indirizzo stiamo prendendo. Per esempio, no, tu ricordi le pubblicità, oggi sono no, sulle tariffe telefoniche ci dicono poi telefonare senza limiti, il senso del non limite, dell'illimitato, che chiaramente poi ha una serie di ricadute, no, sulla formazione della personalità soggettiva nel bambino, dell'adolescente, no? L'adulto che ha paura di diventare adulto, di assumersi le responsabilità dell'adulto, che anche questo determina un far confrontarsi con il limite, la difficoltà a confrontarsi con la vecchiaia, con la morte, con la malattia, no? Sono gli aspetti che richiamano anche, come dire, il rapporto che si ha con il limite, no? E quindi con la perdita, il tema della perdita e della crisi, no? Quante volte sentiamo ragazzi che agiscono impulsivamente per noia, no? O persone che hanno difficoltà in questa gestione dell'emotiva, che sono tutti aspetti che secondo me si riconducono appunto ad un modello socioculturale che è centrato sull'idea immaginaria onnipotente dell'illimitato. Cioè, se tu ci pensi, no, quasi anche il rapporto che noi abbiamo con il digitale, no, tutto questo discorso sull'intelligenza artificiale, che è interessante, sicuramente noi non possiamo evitare fobicamente il progresso. Il progresso
c'è, è importante che ci sia, però va anche modulato. E secondo me, uno delle no, l'immagine che mi viene in mente a volte quando penso alla situazione di oggi, almeno per quanto attiene alla cultura occidentale o occidentalizzata, insomma, no, quelle culture occidentalizzate o influenzate dalla cultura occidentale. Mi sembra che mi viene quell'immagine per cui se l'uomo, il dito dell'uomo e quello di Dio erano puntate l'uno verso l'altro, ma non si toccavano mai. Perché se si toccano finisce, come dire, la forza simbolica, che è la peculiarità dello sviluppo mentale, no? Non è un caso che la clinica con cui ci confrontiamo è una clinica del vuoto, cioè di pazienti che hanno un deficit, una compromissione nelle capacità simboliche, no? Come dicevamo anche prima. È come se, come dire, queste dita si fossero toccate, no? È come se, no? Lì c'è un delirio. No, il delirio, no, dell'uomo che può in certi casi sostituirsi a Dio, no? Come Dio ha creato l'uomo, l'uomo crea ora l'intelligenza artificiale, crea il robot, eccetera. Chiaramente non voglio dire che tutto si riduce a questi pochi paradigmi, però è una lettura su cui io mi sto interrogando, che faccio anche e che ritrovo poi nel lavoro clinico. Questo non significa che non troviamo alcuni pazienti che un po' ribadiscono quello che ci riportano a quelle letture che facevamo. Per esempio, oggi si dice che gli isterici non ci sono. Io o faccio io una cattiva diagnosi, ma soggetti isterici ne incontro. Più soggetti chiaramente che rientrano in un quadro non nevrotico. Mi riferisco quando parlo di isteria a una nevrosi isterica. Però è chiaro che anche la nevrosi isterica o la nevrosi ossessiva di oggi non sono le stesse su un piano anche fenomenologico, su quelli che sono sui contenuti, però i meccanismi sono fondamentalmente quelli, no? Cioè, oggi trovo dei soggetti isterici che hanno un modo di utilizzare il corpo, la cui sintomatologia ha alcune caratteristiche, no? Le caratteristiche metaforiche, cioè che rimandano a un inconscio rimosso. Ecco, se dovessi dire in percentuale è una piccola percentuale, mentre per Freud era la percentuale maggiore, però ci sono anche questi. Ma indubbiamente che anche questi sono influenzati anche da quella, come dire, tutti noi siamo influenzati da questa era che è l'era del digitale, con tutte le ripercussioni che ha sull'idea che noi abbiamo, no, di umanità, no? Sull'idea che noi abbiamo del nostro ruolo nel mondo. No? Sull'idea che noi abbiamo, sulla nostra idea di essere come dire, proprietari di tutto, no? C'è anche questo delirio di onnipotenza, no? Non è solo la creazione dell'intelligenza artificiale, no? Che è una cosa importantissima, ribadisco, è importante, siamo in un'epoca del digitale, dobbiamo viverci perché anche degli aspetti positivi, innovativi, creativi, trasformativi e Certo. anche possono aiutare, per esempio, aiutano non soltanto a livello individuale, collettivo, ma anche ambientale. Però indubbiamente che il rischio che oggi si corre è quello, no, questo ritornello dell'illimitato. No, perché sentire il limite dell'età? Perché sentire il limite delle rughe che cominciano ad apparire? No? E quindi fare in corsa a un'idea di eternità. Guarda, mi è piaciuto tantissimo questo passaggio che hai fatto sulla crisi del simbolico e la metafora delle dita di Dio, dell'uomo che si toccano e quindi della crisi del simbolico che ha a che fare con una onnipotenza, una mancanza di limite. Non c'è il tempo di approfondirlo qua, però solo uno spunto prima di passare all'ultima domanda, però veramente ti ringrazio di questa chiave di lettura perché io credo che uno dei fattori, non certo l'unico, sia proprio lo stallo dal punto di vista esistenziale per chi non ha strumenti culturali subito, ma ormai è diventato collettivo da circa un secolo del nichilismo, no? Quindi della confusione dal punto di vista esistenziale con il crollo delle tradizioni
giustamente messa in crisi da 500 anni di modernità religiose che hanno dato l'illusione che all'apparente vuoto che ne emerge corrisponda a un nulla. Quindi il mistero è stato trasformato da qualcosa mai pienamente risolvibile, no? In un apparente tragico enigma che in fondo non c'è nulla, no? Ecco, questo secondo me non c'è il tempo di approfondirlo. Se poi ti spiace, un giorno ci dedichiamo un video a parte perché il tema esistenziale e il ruolo che ha poi col disagio psichico, secondo me, è uno dei grandi temi da recuperare in questa fase storica. Ha un impatto poi anche su come noi viviamo internamente il disagio quotidiano, più o meno nevrotico o di altra natura. Però se non hai qualcos'altro da aggiungere, passerei all'ultima domanda. Possiamo passare all'ultimo. Grazie agli sviluppi della psicologia evoluzionistica, dell'etologia comparata, delle neuroscienze e molte altre discipline, negli ultimi 30 anni più o meno, siamo molto più consapevoli che essere specie Homo sapiens non è neutro psicologicamente, cioè la specie Homo sapiens ha alcuni tratti tipici di specie. Ovviamente non abbiamo dei Neanderthal con cui confrontarsi che hanno costruito una loro civiltà, però ci sono delle tendenze di specie, questa sta emergendo, no? Nella mappa da integrale con le altre due classiche mappe, che sono quelle individuali psicopatologiche e quelle più spirituali traspersonali, no? Nelle classiche mappe umanistiche. Come vedi il contributo di questa importante nuova mappa, quindi, come dire, evoluzionisticamente informata nello sviluppo della psicoterapia? Beh, è indispensabile. Ma in fondo tutta la psicologia, secondo me, non può prescindere da questo. Anche Freud era un lettore di Darwin, dell'evoluzionismo. C'è un riferimento, poi non parliamo poi della teoria dell'attaccamento, no? Anche delle scienze neuroscienze. Cioè, come dire, l'evoluzionismo sicuramente, secondo me, ecco, rappresenta un riferimento, ecco, direi anche metapsicologico, diciamo, non di quello che è la psicologia moderna e contemporanea. Questo poi, le neuroscienze poi hanno rafforzato appunto quello che è il contributo dell'evoluzionismo, no? Cioè, non vorrei essere ripetitivo, però. Sapere che no, il primo principio che caratterizza il nostro modo di stare nella relazione, no? Noi oggi sappiamo che siamo esseri relazionali, ma questa non è una caratteristica umana, tutto nel pianeta non può prescindere dalla relazione, no? Quindi sicuramente l'uomo porta con sé un aspetto che riguarda il linguaggio verbale, però oggi sappiamo anche su un approccio evoluzionistico che non, il modo in cui si sviluppa il linguaggio è strettamente correlato all'aspetto della dimensione corporea. Cioè l'evoluzionismo, come dire, ha ribadito l'importanza di non separare mondo corporeo e mondo psichico. Quindi c'è una circolarità e questa. Non solo, c'è una circolarità che non riguarda poi aspetti individuali, ontogenetici, ma si inserisce anche all'interno di un discorso più ampio, che è filogenetico, che è legato al rapporto continuo e reciproco con l'ambiente, no? Per cui direi che non possiamo non considerarci legati all'evoluzionismo. Poi possiamo dichiarare la nostra versione oppure no, però mi sembra che questo sia abbastanza un dato di fatto. Stavo dicendo prima che, ecco, oggi noi sappiamo che ognuno di noi, così come ogni specie vivente, è spinto da una spinta di base. La spinta di base
quello di sopravvivere, no? Per cui se Freud sicuramente poi si è concentrato sul principio di piacere, no? In realtà c'è qualcosa che viene prima del principio di piacere, che è strettamente correlato al principio di piacere, no? Che è il principio che è legato al principio di sicurezza, cioè ognuno di noi ha bisogno di il corpo innanzitutto, il corpo, no? Porges lo ribadisce, ha bisogno di sentirsi al sicuro, e se il corpo si sente al sicuro è più predisposto alla connessione, all'interazione, non alla protezione. Quando invece avverte un pericolo o una minaccia, chiaramente risponde in maniera protettiva, ma perché ha necessità di sopravvivere. Quindi l'aspetto della sopravvivenza, della sicurezza, secondo me, che richiama molto tutto il discorso dell'evoluzionismo, è centrale, importantissimo. Guarda, che noi possiamo applicare a un livello, in fondo anche Bion quando parlava di sistemi di attacco-fuga che caratterizzano le dinamiche di gruppo, si richiama anche a questo evoluzionismo, no? Questa lettura non solo è legata anche a un'idea individuale, ma anche a un'idea, come dire, a una lettura che possiamo ampliare a livello sociale, politico, collettivo, no? Quindi i sistemi dittatoriali su che cosa si basano? Sul alimentare un senso di minaccia alla propria sicurezza. E quindi questo determina poi rafforza, come dire, un bisogno da parte no? degli altri nei confronti del dittatore. Chiaramente poi il discorso si amplia, noi lo sappiamo che Freud in psicologia della massima analisi dell'io ha approfondito poi gli aspetti, introducendo gli aspetti inconsci. Però ecco, da questo punto di vista, secondo me, l'evoluzionismo, e poi l'evoluzionismo in modo particolare quello contemporaneo, perché no, come dire, le conoscenze si sono approfondite, non siamo, come dire, Darwin alla base di tutto, quindi ha dato un contributo fondamentale, però l'evoluzionismo contemporaneo ha integrato delle conoscenze ancora quindi è più ancora, altrettanto importanti, quindi c'è un progresso anche da questo punto di vista delle nostre conoscenze, no? Per cui direi che, ecco, non, sai, io non mi sono mai posto l'interrogativo se sono vicino o meno a questa lettura, perché è una dei riferimenti fondamentali, come dire, è uno dei fondamentali. Quindi non ripeto, possiamo dirci lontani o vicini, ma nel modo in cui noi funzioniamo, nel modo in cui il corpo nostro del paziente funziona, c'è un riferimento a tutto quello che, no, che l'evoluzionismo ci ha insegnato e continua a insegnarci. Spero di aver Sono... dato una No, risposta. una risposta assolutamente valida, che ovviamente condivido, altrimenti non avrei messo alla fine di questi dialoghi proprio una domanda così specifica, no? Sulle scienze evoluzionistiche che poi si declinano in etologia, in paleontologia, in neuroscienze. È proprio così. Quanto il corpo è già cognitivo, quanto il corpo prima, cioè, c'è tutto un prelinguistico, no? Nessuno l'aveva mai detto prima, ci mancherebbe, ma adesso abbiamo delle mappe di conoscenze transdisciplinari che quindi, un po' come i ciechi che toccano l'elefante, no? Si integrano e spesso, a livello poi pratico nella clinica, magari non è che ci dicono delle novità, anche se appunto teorie come quella dell'attaccamento, Porges e tantissime cose stanno intervenendo significativamente sui modelli e sulle prassi. Però poi attendere, secondo me siamo all'interno di un profondo cambiamento, se non vogliamo usare la parola rivoluzione, no? Se pensiamo da qui ai prossimi, non 2 anni, ai prossimi 20 anni, quello che ci potranno dire le ulteriori conoscenze
neuroscientifiche, evoluzionistiche, secondo me avranno un impatto sempre maggiore nell'ambito della psicoterapia. Va bene, Giuseppe, è stato molto stimolante, ti ringrazio, ti rilancio, che lo vedono tutti perché rimane registrato, il mio desiderio, se hai voglia ovviamente, di fare un video ad hoc nella playlist, quella legata più alla ricerca su l'inconscio non rimosso e tutto l'ambito intorno. Ti ringrazio Volentieri. e alla prossima. Grazie a te. Ciao. Ciao.